Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Come vedete abbiamo l'onore di avere tra noi il comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia e il vicecomandante. Siamo qui perché, se voi sapete, che c'è stato un omicidio l'altra notte a Portogruaro, penso che ne siate informati. È stata uccisa una donna italiana di 59 anni in maniera abbastanza brutale. L'intervento dei vigili del fuoco prima e poi soprattutto dell'arma dei carabinieri di Portogruaro, dopodiché anche l'intervento del collega di turno, dottor Carmelo Barbaro, che è sostituto alla nostra procura. Dopo una notte di intensi accertamenti, questa mattina abbiamo proceduto al fermo di polizia giudiziaria di un cittadino marocchino del 1997, tal Boulayed Vahil, questo è il nome di questo signore. La brutalità del fatto è ovviamente il pericolo di fuga di questo signore ci ha indotto a emettere un provvedimento di fermo di polizia giudiziaria che è stato firmato dal collega Barbaro, a cui vanno i miei complimenti per l'impegno e la professionalità dimostrata. Noi crediamo che sia lui l'autore di questo brutto fatto, anche se devo dire non ha reso confessione. Gli elementi di prova che noi abbiamo raccolto sono numerosi, ma se lei la parola ringrazio ovviamente il comandante provinciale di Venezia che ci ha onorato della sua visita e ringrazio ovviamente l'arma dei carabinieri che ha come sempre dimostrato la massima professionalità e dedizione. Buongiorno a tutti, sono il maggiore Emanuele Leuzzi, comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Venezia. Noi siamo intervenuti, innanzitutto ringrazio il signor procuratore e il dottor Barbaro con il quale questa notte abbiamo lavorato gomito a gomito unitamente ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Portogruaro e ai colleghi della stazione. Diciamo che la faccenda inizia 24 ore fa, quando i vigili del fuoco intervengono in questo appartamento di edilizia popolare nella via Croce Rossa 96 a Portogruaro. Intervengono perché i vicini rilevano una fuoriuscita di fumo dall'abitazione posta al secondo piano e quindi decidono, poiché la porta è chiusa con una doppia mandata, quindi una porta blindata chiusa con doppia mandata, decidono di rompere la finestra e accedere all'interno di questa abitazione. Fanno defluire il fumo e si rendono conto che è stato innescato in maniera dolosa con diciamo, degli acceleranti del tipo diavolina e tramite i fornelli del gas un incendio e, continuando ad ispezionare l'abitazione, notano nel bagno dell'abitazione riversa su un fianco questa 59enne con delle gravi lesioni diciamo al capo. Diciamo lei era riversa sul fianco e l'altro particolare che si notava era il bidet rotto, il bidet in ceramica rotto, che sicuramente ha contribuito alla lesività insomma sul capo, e una bottiglia, un collo di bottiglia nei pressi del capo di questa donna. La cosa che ha fatto propendere per l'ipotesi di una responsabilità di terzi è stato il fatto che sono state rilevate delle macchie ematiche addirittura sulla parte soprastante, diciamo, la stanza, quindi sul soffitto. Questo non è compatibile ovviamente con una caduta dall'alto verso il basso,
bensì da una, diciamo, responsabilità di un terzo che probabilmente ha attinto, diciamo, in maniera violenta al capo, e magari la caduta avrà contribuito a, diciamo, ad aggravare quelle che erano già le lesioni che aveva provocato al capo. Sostanzialmente si è iniziato con un'attività, diciamo, quella tradizionale di escussione di persone informate sui fatti, quindi i vicini di casa, e quello che ci hanno detto i vicini di casa convergeva sostanzialmente con quello che era il pensiero del comandante della stazione. Comandante della stazione che, in maniera oggettiva lo dico e non per lodarlo, i vicini ci dicono: lui frequentava, questa donna frequentava questo magrebino, lo vedevamo spesso, l'abbiamo visto anche ieri sera, e il comandante di stazione effettivamente quello che ci dice anche lui, dice, è questa frequentazione strana, e si ricorda di un episodio avvenuto 20 giorni prima. Episodio avvenuto 20 giorni prima che poi noi mettiamo in correlazione col fatto che succede oggi. Quindi riusciamo a circoscrivere il periodo dell'accadimento violento che, grazie alla inquilina sottostante, viene, diciamo, fissato alle 3:30, intorno alle 3:30 della notte, e sostanzialmente da qui, diciamo, iniziamo a convocare tutte le persone che sono state informate, tra cui quello che per noi diventa una persona da attenzionare, cioè questo cittadino marocchino, molto giovane, con problemi di dipendenza, con dei precedenti alle spalle di reati contro il patrimonio e di stupefacenti, che probabilmente ha avuto una conoscenza anche nell'ambito della frequentazione al SERT con questa donna. Perché? Perché questa donna ha problemi di edilismo ed era seguita dal SERT. Quindi sostanzialmente questo soggetto viene convocato in caserma, viene, come dire, alla presenza del, sotto la direzione del procuratore, del sostituto procuratore, dottor Barbaro, viene espulso, così come viene espulso anche il fratello e altre persone informate. Iniziano a emergere una serie di contraddizioni sul narrato e logicamente a questa attività di escussione viene parallelamente fatta un'attività di tipo intercettivo. Quindi questo episodio succede 20 giorni fa e, diciamo, facendo un parallelo con quello che è successo, pensiamo possa essere il movente, diciamo, quindi una negazione dell'ennesima richiesta di denaro che il soggetto, magari, come dire, in crisi d'astinenza, si recava presso questa donna che magari vedeva come colei che poteva soddisfare nell'immediato queste continue spasmodiche richieste di denaro. Abbiamo trovato durante la perquisizione dell'abitazione delle benzodiazepine, che sono degli ansiolitici di cui lui abusava, e probabilmente al momento che noi l'abbiamo rintracciato lui era sotto l'effetto di questa sostanza, quindi non si esclude che abbia agito sotto l'effetto di queste sostanze, che sono degli ansiolitici, che mixati con gli alcolici hanno un effetto, diciamo, altamente, diciamo, delirante, chiamiamolo così. Molto coincidente indiziario il fatto che lui ruba questo decespugliatore dal magazzino dove era custodito, incendia il magazzino, se ne va, i carabinieri intervengono,
e praticamente lo sorprendono nel mentre lui sta estinguendo, provando ad estinguere questo incendio con un estintore. E lui dice: sì, dice, sono stato io. Dice: sono venuto a recuperare dei soldi che probabilmente ho perso mentre stavo rubando questo decespugliatore. Il decespugliatore effettivamente viene trovato durante la perquisizione nella sua abitazione.